Grazie Presidente, volevo fare un intervento al regolamento ai sensi dell'articolo 8 e conseguentemente all'articolo 72 della Costituzione. Premetto il fatto che sentire all'interno di quest'Aula parlamentare l'ipocrisia che aleggia in questi interventi precedenti credo debba far riflettere tutti in primis lei, Presidente. Perché io le chiedo questo, nel momento in cui ricordo alla mia sinistra chi ha supportato questa legge elettorale, oggi si presenta con un'altra faccia. Dall'altro lato Mi chi doveva oggi... E fare un richiamo a ora chiamo regolamento, al deputato. regolamento, Prego, faccia il richiamo a regolamento. arrivo al dunque, nel momento in cui poi dopo oggi il relatore è un esule di Sel che in qualche modo un anno fa diceva quello che viene chiamato Italicum ha lo stesso odore del porcellum che arriverà a Sì, impestidirne ma tutto il continuo a paese. non capire il richiamo a Il richiamo al regolamento. regolamento che volevo fare Sì. è il fatto che in questo clima che stavo in qualche modo delineando, l'articolo 72, comma 4, la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Io vorrei segnalarle, Presidente, che questo concetto di normale deve fare riferimento ai precedenti in atto. I precedenti in atto, ahimè, sono quelli di una fiducia posta in epoca fascista, e qui qualcuno qualche giorno fa ha avuto anche il coraggio di cantare Bella Ciao, sicuramente in qualche città italiana, con un'ipocrisia, e qui ritorno alla premessa fatta, molto ampia all'interno di quest'Aula. L'articolo 72, quando parla di procedura normale, io non considero normale due apposizioni di fiducia sulla legge Scelba e Acerbo in epoca fascista. Per me quello non è la normalità. Presidente, lei si deve dissociare. Lei può non considerare politicamente normale la posizione di fiducia. L'articolo 72 della Costituzione parla chiaro, la questione di normalità è anche quello per cui i precedenti che oggi ci portano qui sono dell'epoca fascista. Vogliamo cercare di sgombrare dal passato orrendo che ha costruito un'epoca terribile del nostro paese o vogliamo riviverla? Perché altrimenti questi soggetti che si permettono di cantare quelle canzoni qualche giorno fa non devono avere più coraggio neanche di presentarsi davanti alla gente e soprattutto ai morti. Non deve più succedere. L'articolo 72 è una responsabilità sua, Presidente, perché io credo che lei abbia la facoltà di considerare all'interno del regolamento della Camera sicuramente la posizione di fiducia è permessa, ma quando uno mi parla di normalità all'interno dell'articolo 72 della Costituzione vorrei da lei un parere su cosa è normale e cosa no, per il fatto che è normale secondo lei mettere la fiducia come in epoca fascista? Secondo me no.